grazie di essere intervenuti. Come sapete, diciamo, questo rientra nell'ambito, diciamo, di una serie di eventi che noi organizziamo e chiaramente sottolineo che questi eventi vengono organizzati con il sostegno dell'amministrazione. Un sostegno dell'amministrazione che è un sostegno sia, diciamo, morale, partecipativo, ma anche un sostegno economico. Questa è la prima cosa che devo sottolineare, perché se queste iniziative riusciamo a metterle in campo è perché abbiamo un'amministrazione sensibile. L'abbiamo avuto negli anni scorsi e abbiamo avuto modo, insomma, di appurare che anche questa amministrazione ci sostiene, ci sta vicino. Il consigliere ci ha tenuto a partecipare, diciamo, a questo evento con grande partecipazione, con molta sensibilità, ci ha già dimostrato, insomma, la sua, come dire, simpatia, vicinanza, insomma, rispetto a questo evento. Vi saluto, sono felice di vedere una partecipazione così numerosa, sono contento e emozionato tanto quanto Walter che mi ha preceduto, perché ho notato veramente in lui una grande emozione. Sarà il momento, sarà questa situazione, sarà perché mi ha raccontato che è coinvolto anche suo figlio, e il sindaco vi porta attraverso me i suoi saluti e vi assicuro che l'emozione che vi voglio è vedere tanti ragazzi che si apprestano, so quanto sono emozionati a ricevere un premio, mi coinvolge molto, innanzitutto perché questa è una sala, allora io voglio parlare, questa è la sala del Consiglio Metropolitano, qui è dove si riunisce la politica della città metropolitana di Napoli per prendere delle decisioni. E probabilmente ci siamo riuniti anche qui quando abbiamo pensato di sostenere questo premio, che è una delle cose più belle che può fare la politica, quella di premiare le eccellenze, di premiare lo studio, anche se sono convinto di una cosa, che per il prossimo anno noi non dobbiamo lasciare fuori i 110, non dobbiamo allargare il premio in modo da premiare tutti quelli che con convinzione hanno voluto raggiungere un traguardo, un obiettivo. Parto dai piccolini, ma lo estendo a tutti, partendo da una frase fondamentale che mi ha sempre accompagnato: lo studio rende liberi. La libertà che vi darà lo studio nella vita sarà una cosa di cui voi sarete sempre grati ai vostri genitori. Se oggi raggiungete questo obiettivo, che non è un obiettivo, è un punto di partenza, è grazie anche ai vostri genitori che vi hanno permesso di studiare, accompagnandovi, e parlo dei laureati, dalle scuole elementari alla laurea, perché avete preso nella famiglia i valori. Come si suol dire, i frutti non cadono mai un po' troppo lontano dall'albero, e quindi è grazie innanzitutto ai vostri genitori se viviamo questo momento di convivialità e di bellezza con questa premiazione. Diceva Einstein che lo studio rende eternamente bambini, perché stimola quella curiosità che è nei bambini innanzitutto, ma che con lo studio si continua ad alimentare nella vita. Che ha consiglio della laurea magistrale. Come ho sottolineato con 110 e 9. Ciao, Presidente. Tu sai già cosa comprare. Grazie. Senti, no, ritorno un attimo. Ritorno un attimo, il consigliere vuole dire qualcosa. No, vorrei che ognuno di voi, insomma, dicesse qualcosa. Almeno laureati. Ma forse un po' più piccoli. Penso che questo sia... Vieni qua, vieni al microfono. È stato troppo... È questa, abbiamo avuto bisogno. Penso che questo sia un momento anche per ringraziare qualcuno. Sì, sì, sicuramente ringrazio la mia famiglia e invito tutti quanti a continuare a studiare, perché si possono raggiungere traguardi importanti. Grazie. Grazie. Angelo, ci vuoi lasciare qualche parola? Vuoi ringraziare per il papà che si impegna tanto, diciamo, però sappiamo di fare.
Questo è il pomodorino. È proprio là, eh. No, sicuramente ringrazio la famiglia, come già detto, studiare ragazzi è importante, si raggiungono tante soddisfazioni. Ok, grazie. Complimenti. Complimenti Federica. Vuoi dire qualche parola? Io? No, sì. Se, se vuoi, diciamo il facoltativo. Diciamo che anche se è difficile poi trovare la fine. Adesso lo premiamo Daniela Petrano che non c'è, però c'è il papà, che è l'ottimo Carlo Petrano. Ciao. Carlo, vuoi dire qualcosa? Sì, deve dire qualcosa. Beh, meno vale il figlio. Ma lei purtroppo non è pronta a venire perché lavora. Ecco, questo è già una si è laureato a febbraio l'anno scorso e ora lavora in una clinica veterinaria a Roma e aveva la notte, quindi non è potuta venire. Dico questo proprio per dire che appunto il sacrificio c'è, ma poi ci sono anche soddisfazioni. Auguri a tutti! Ok, allora abbiamo la coppola, vuoi dire qualcosa? Anche io. Ok, allora dici tu qualcosa perché sei la prima. Almeno la sei la prima delle lauree triennali, la prima presente. Ci rendi? Sono solo a metà percorso perché. Ok. Perché ho tanto da fare. Bene. Per questi. Perfetto, grazie. Ci fa piacere la volontà. Federica Offrido. Ci sta Federica? Federica, dici che cosa stai studiando tu? Lingue. Ah, al microfono, se ne era da tutti sei. Ah, beh, lingue, lo dico io, dai, non mi imbarazziamo. Facci vedere il metodo, non facci vedere. Volevo stare facendo la prima. Grazie. Ciao, ciao. Qua abbiamo la figlia di due colleghi. È l'unica figlia di due colleghi. Ilaria Carlucini. Ci sta. C'è il doppio merito, perché sopporto due colleghi. Io non lo dico. Ciao, piacere Ilaria. Cosa ti stai laureando? Filosofia. Ilaria. Ne abbiamo bisogno. Raccontaci tu qualcosa invece, no? Che sei filosofo. Che sei filosofo. Che sei filosofo. Uno che si sta laureando in filosofia in realtà, insomma, sei in questo primo step che pensa di continuare per fare cosa? Allora, io penso che mi piacerebbe lavorare, diciamo, nell'ambito dei beni culturali. Beh. E ho iniziato questo percorso perché studiando anche canto lirico avevo piacere a approfondire da un punto di vista umanistico quello che stavo facendo da un punto di vista musicale. Ah, che bello. E questo mi ha consentito a facoltà di studiare di trovare tante persone che sono molto affine a me. Bello. Complimenti. Ci vuoi dire qualcosa? Se è stato difficile, se è stato... Vabbè, l'approccio... È difficilissimo, però non so dove hai incoraggiato la base. Vabbè, però tu c'hai cavallo, che ti vuoi dare una mano. Ilaria Annella. Ecco. Ecco. Tu c'hai mamma che ti vuoi dare una mano. Complimenti. E allora tu che ci devi dire invece? Ingegneria dei materiali, è tutto tranne che ingegneria praticamente. Perché? Chimica, fisica, ma un po' di tutto. Beh, l'hai fatti tutti gli esami del primo anno, sì. Vedi? Allora. Grazie. Grazie. Andrea Guidosi non ci sta, Alessandro, ci sta? Sì, Andrea Guidosi. Cosa ti stai laureando? Anzi, cosa sei partito? Scultura, Accademia Belle Arti di Napoli. Ah, ma infatti si vedeva.
E poi lì notate pure dall'abbigliamento, sì, come si proietta, lui sarà sicuramente un artista. Un grande artista. Bravo. Salvatore Rotosecco. Vuoi dire qualcosa su... Alessandro, vuoi dire qualcosa sul papà di Salvatore? C'è poco da dire, guarda. Il papà era un ingegnere dell'ente, diciamo, di grande... Di grande, diciamo, spessore. Io seguo ingegneria come il padre, però meccanica, ecco, e non elettronica. Ha scelto papà per te? No, assolutamente. L'importante è questo. Ci mancherebbe. Ottimo, vabbè, ci devi raccontare qualcosa, vuoi dare un consiglio ai che stanno per iscriversi? Allora, di sicuro il primo impatto è... devastante. Esatto, molto. Senti, ma non succede. No, ma... è vero, in generale con l'università, però... appunto se c'è la voglia di fare e comunque c'è l'impegno, le cose che si affrontano sono molto interessanti e quindi non bisogna temere, basta avere impegno e dedicarsi al 100%. Bravo! Bene, prossimo. Mario Costanza. Mario, no, Mario di... economia aziendale. Ah. Beh, raccontaci di economia aziendale. Io ho mia madre che mi aiuta molto, mi fa decidere quello che più voglio. È una cosa fatta, diciamo. E mi è sempre piaciuta molto economia, forse anche per mio zio che mi ha tirato su in questo ramo di facoltà. C'è sempre una curiosità che ti spinge a una scelta. No? L'importante è fare quello che piace di più. Bravo. Vuoi dare un consiglio a chi deve iscriversi all'economia aziendale? Ah, vi deve piacere più che altro, un po' per tutte quante le facoltà. La cosa importante è che vi piaccia, perché ognuno ha le proprie difficoltà, quindi non c'è, secondo me, qualcosa di più difficile rispetto ad altre, se poi vi piace effettivamente. L'impegno poi ti fa raggiungere. Esatto, sì. Bravo. Grazie. Raffaele Sparago. Ciao Raffaele. Raffaele invece fa medicina e chirurgia. Wow. Allora, non andrò a mentire, è difficile, il primo impatto è traumatico, il primo anno è pesante, però la soddisfazione che vi dà superare un esame difficile è difficilmente paragonabile a poche cose. Che bella. Quindi, questa... una cosa importante coperta dagli applausi, ripetila questo. Invito tutti a fare quello che vi sentite di fare, perché se fate un lavoro che vi piace non lavorerete un solo giorno. Ciao, grazie. Allora, ci abbiamo consigliere, dove vogliamo andare? Abbiamo su, vogliamo fare un salto ai Puttonini? Prendete vinte la vita, i piccolini alla fine sono qua che devono fare meglio degli altri. Dai, preparati i discorsi. Adesso voi piccoli dimostrate che siete più capaci del più grande. Adesso premiamo i diplomati. Allora, Riccardo Pozio. Ciao Riccardo, complimenti. Ciao Riccardo, complimenti. Allora, tu adesso devi scegliere il percorso, no? Sì, cosa hai deciso? Ho già scelto ingegnere aerospaziale. Perché l'hai scelto? Mi piace. Bravo. Ingegnere aerospaziale. Antonio Di Cermo. Ah, questo è il problema. Si qua. Consigliere, il papà sta qua. È suo figlio. Complimenti. Bravo Antonio. Papà, cosa ti hai obbligato a fare? No, in realtà nulla. Nulla. E cosa farai dopo? Adesso sto frequentando l'orientale, di quelle orientali africane per studiare giapponese, cinese, est asiatico, tutto bello. Riguarda. E perché hai scelto questa facoltà? Perché principalmente credo di essere più portato per le lingue, infatti. E perché queste lingue? Diamo un consiglio, capito, a chi deve? Semplicemente perché
devono piacere. Ho sempre provato affascinanti i simboli e tutte quelle cose là. Bene, bravo, in bocca al lupo. Grazie. Ludovica Di Stasio. Il padrone di casa spunta. Raccontaci invece tu cosa sceglierai. Ho scelto chimica. Bella, devo dire, però deve piacere, se non è interessante, cioè se non è bello l'approccio, se non piace la materia non è. Tu l'hai scelta che già ti piaceva la materia? Sì, io ho fatto uno scientifico, scienze applicate, quindi già avevo sviluppato la passione per la chimica già il primo anno. Si ha tanto bisogno dei chimici, per cui in bocca al lupo. Esther Pisani. Ciao Esther. Ciao Esther. Ciao. Tu invece? Io faccio medicina. Ah, un altro medico. Perché hai scelto medicina? Perché mi piace, mi ispira adesso. E qual è la specializzazione? Non lo so ancora, non lo vedrò deciso. Più avanti. Non è che uno sceglie di fare medicina o che vuole fare... No, c'è la possibilità di scegliere più tardi. Bene, e allora in bocca al lupo. Grazie. Alessia Dottuno. No, questo è il papà. Alle liste. Sì, ho visto il papà, non so se c'è anche la volta. Questa è la lista del primo. Alessia Dottuno, sì. Ciao Alessia. Ciao Alessia. Allora raccontaci tu invece. Io adesso sto studiando psicologia alla Federico II e... tosta, però è bello. Perché hai scelto psicologia? Perché mi interessava studiare tutti i processi che ci sono nella mente umana. Sì. Vabbè, avremo più bisogno di psicologi. Sì, ma già da adesso siete molto da chiedere. È bello. Complimenti. La mente va curata come il corpo, per cui è giusto che ci siano tanti psicologi e tanti professionisti che sappiano poi trovare i problemi all'interno di tante menti che se curate non provocherebbero tanti danni e disastri successivamente. In bocca al lupo. Cristina Bubitosi. Ah, sono le mie... Ah, sei la posto di sorella. Ok, va bene, devi dire il premio al posto della sorella, perché non è potuto venire in mano. La sorella che fa? Fa design della comunicazione. No, un'altra cosa, la famiglia di essere una famiglia di esercizi. Bravi, grazie. Come mai trovo una parola alla prezzo? Grazie. Dasha Di Girolamo. Ciao Dasha. Complimenti. Ciao Dasha. Niente ciao, aspettiamo. Dasha, il consigliere non ti vuole sapere. Ci devi dire, a loro cosa hai scelto di studiare. Sto frequentando psicologia alla Sor Ursula Benincasa e spero di raggiungere un buon obiettivo. Bravo, ci siamo già espressi prima, avevano le stesse parole, sì. Per cui solo in bocca al lupo. Grazie. Raffaele Perillo. Ciao Raffaele. Io so già tu cosa hai. Sì, io già so, non lo so, ma immagino. Io vorrei lo so. Infatti, allora, liceo scientifico e adesso frequento economia delle imprese finanziarie. Federico II. Avrei detto giurisprudenza. C'è stato il dubbio, però poi... Vabbè, hai scelto quello che ti piaceva. E cosa si studia? Spiega, che è un po' un corso di laurea un po' più... Particolare, un pochino più specifico, perché credo che imparare come funzionano i mercati, il mondo della finanza, sia fondamentale, almeno per il mio punto di vista, quindi sto cercando di fare quello, spero di riuscirci. Ok, grazie. Giovanna Giuliano.
Ciao. Ciao Giovanna. Ciao. Che ci vuoi dire? Prima, prima di dire qualcosa. Mi sono iscritta a Scienze Ambientali Naturali. Ah, qui ci devi spiegare perché, perché sono pro. È per occuparmi di cambiamento climatico nel futuro. Come lavoro. Adesso così sostituiamo questa Greta che fa solo inutilmente notizia e poi i veri problemi ci restano, quindi sosteniamo con cause un progetto per il futuro. Che voglio mettere di frutta adesso perché puoi rispondere. Laurearmi. Adesso stiamo passando sulle classi le medie e le elementari, insieme. Partiamo un po' più piccoli. Adesso premiamo quelli che hanno conseguito il titolo di scuola media inferiore. Si dice così? Sì. La terza media, Sarita Bellingrat. Ciao Zaira. Sicuro che sei, hai finito la terza media. Complimenti. Raccontaci solo cosa hai scelto di frequentare. Lo scientifico. Lo scientifico. Bene. Bene. Antonio Gaiazza. Ciao Antonio, complimenti. Ciao Antonio. Ciao, tu cosa frequenterai invece? Il liceo classico più medio. Bravo. Liceo classico... poi dopo cosa vorrei fare? Io non lo so, forse mi registro. Bravo. Bravo. Quando... Nausica Cecere. Ciao. Ciao. Ciao Nausica. Complimenti. Complimenti. Grazie. Bel nome innanzitutto, cosa frequenterai dopo? Liceo linguistico. Liceo linguistico. Va bene, bene, grazie. Maria Chiara Ufo. Ciao. Ciao Maria Chiara. Complimenti. Complimenti. In bocca al lupo e tanti auguri. Io ora sto frequentando il liceo classico a Vittorio Emanuele. Quindi già hai cominciato? Sì, dopo sì. Che farai? Non lo so. Cioè... Non lo sai? No. Bravo, pensaci. Sara Paiuca. Vieni Sara. Ciao Sara. Ciao. Complimenti. Sara invece sta frequentando o frequenterà il liceo scientifico. In bocca al lupo. Grazie. Ciao Sara. Daniela Guaranca. Mille. Mille. Ciao Daniela. Ciao Daniela. Complimenti. Liceo anche tu. Scientifico e scienza applicata, bravo. Perché non hai voluto fare il latino? Che odi il latino. Caterina Rippa. Ciao. A favore di telecamere. Eccola. Allora, tu invece diciamolo a papà, perché hai scelto... Dici la verità. Il liceo classico Cambridge. Ah, bene. Bellissimo. Grazie. Quindi hai indirizzo linguistico? No, cioè ah, un normale classico. Però in più ha delle ore di matematica e biologia in inglese. Bene, è perché hai un sogno di qualcosa da fare dopo? Non lo so. Nel frattempo ci studiamo. Sì. Un bocca al lupo. Anna Maria Saracino. Ciao Anna Maria. Ciao Anna Maria. Complimenti. Complimenti. Tu invece? Il liceo classico Cambridge al Pazzini. Ah, anche tu al Pazzini? Bene. Anna Maria, c'è Ok. Bocca al lupo. Hai scelto di fare qualcosa?
Angela Prodomo. Ciao Angela. Ciao Angela, complimenti. Complimenti, in bocca al lupo. Tu cosa hai scelto invece? Liceo classico europeo. Il liceo classico europeo. E qual è la differenza? Ci sono meno ore di latino e greco e più ore di materia linguistica. Linguistica, bene. Bravo, bocca al lupo Angela. Spiega cosa devono fare le scuole superiori, che lavoro farai tu in futuro, che già spiega. Allora, io ho già un'idea. Visto lo sapevo, vieni qua. Sei sicura? Io voglio fare il liceo classico e voglio fare la veterinaria. Mamma! Come si vede? La cosa più bella della vita è cambiare idea, mai innamorarsi dei propri pensieri. Poi tu conoscerai tante altre cose, poi prenderai la giusta decisione al momento opportuno. Lei ha anche la difficoltà del padre. Quello è il padre, questo qua è il padre. Parte diciamo con un po' di collega. Domenico Cesare. Saprai cosa dire ai tipi di Teresa Simonetta. Domenico Cesare. Tutta la canzone. Ciao. Ciao Domenico. Succede sempre e si diventa la star della giornata quando non l'hai fatto. Timidone, tu fammi sentire, che decidi di fare dopo? Ci non ci vuoi pensare? Bravo. Giovanni Tedeschi. Vai Giovanni, vai. Io prego Mario. Bravo. Complimenti. Complimenti. Non te lo do se non mi dici che lavoro vuoi fare. Dai. Allora, io vorrei fare calciatore, ma come seconda scelta vorrei fare insegnante di matematica. Tu c'hai. C'hai tutto per fare entrambe le cose. Sì, esatto. Veramente scegli con calma, guardati intorno e poi devi sapere, se diventi calciatore, invitami a uscire con te la sera. Leonardo Angella. Leonardo, vai. Ciao. Ciao Leonardo. Leonardo, tu che cosa vuoi fare? Dici non ci togliere la salute. Non lo so, lo scientifico pensi, vabbè. Vabbè. Nel frattempo divertiti e compri qualcosa per divertirti. Matteo Maiocca. Ciao Matteo. Ciao Matteo. Del Pasquale. Ciao Matteo, complimenti. Matteo, facci sentire, tu invece raccontaci qualcosa che vuoi tu. Cosa vuoi dire a tutti questi che ti stanno voglio guardando? Andare al liceo classico. Voglio andare al liceo classico. Bene. Non so che voglio farmi. No, voglio sapere come spendi questi soldi? Ci devo pensare. Ci devi pensare. No, bravo. Samuele Maiocca. Allora, dicono che siete gemelli, ma proprio uno riccio, l'altro liscio. Bello. Tu invece? Io voglio fare il liceo scientifico, perché già alle elementari mi ero appassionato di matematica e scienze. Ah, bravo. Bravo. E poi dopo? Dopo dice scientifico? Non lo sai ancora. Vabbè, questi invece lo sai come... Non ancora. Te li porti in vacanza quest'estate? Non lo so. Non lo sai. Sara Russo. Ciao Sara. Ciao. Non ti vuoi fare? Non ti vuoi
professionale, non ti mangia. Assolutamente. Raccontaci qualcosa, cosa vorresti fare da grande? Il liceo scientifico. E poi vedere cosa mi piace. Brava. Brava. E tu invece che sei femminuccia hai idea di cosa comprerai con questi soldi? Ci penserò. Ah, pure tu ci penserai, non lo volete dire davanti ai genitori. Mario Sacco, non c'è. Ah, allora c'è Daria Sardella. Daria, senti, tu sei l'ultima, innanzitutto complimenti. Non è l'ultima, c'è stata un altro, ma l'ultima, è la penultima, Daria. E quello lì, ci siamo tutte e parte lui. Allora, diciamo io uno schiaffo, dici a papà come, cosa comprerai? No, lo devi sapere. No. Tu ci vuoi dire invece qualcosa? Hai delle idee chiare su cosa farai un giorno? Dice classi. Bene, non per scelta di papà. Va bene. Un applauso a te. Sara Prodotto. È mio. Sara Prodotto. Ciao Sara, dacci soddisfazione, rispondi tu finalmente. Cosa comprerai con questi soldi? Non lo so. Non lo sai, non lo fanno questi soldi. Non lo so, va bene. Secondo me non lo vogliono dire. Oltre alla sensibilità dimostrata il consigliere esprime anche una grande simpatia. All'inizio i primi mi hanno davvero fatto emozionare, forse perché era il raggiungimento di quell'obiettivo finale che spero anche io per mio figlio, immagino sia un cammino duro, doloroso, fatto di tanti inciampi, tante difficoltà, ma anche di tante belle soddisfazioni, mi ha davvero emozionato, per cui i piccoli come sempre mi fanno grande simpatia, ma i grandi mi emozionano, quindi volevo ringraziarvi per questo bel momento, ringraziare voi perché avete permesso, grazie alla vostra iniziativa, questo che è sempre bello, ripeto, i premi devono essere un momento di partenza per decidere, per progettare, per programmare, per farvi venire delle idee e quindi grazie, insomma siamo ormai a Pasqua, quindi vi faccio i migliori auguri di una Pasqua serena, felice e di trascorrere soprattutto il tempo, queste giornate anche un po' di libertà dal lavoro, con le persone che amate veramente, per cui tanti auguri, buona Pasqua e grazie.